Ben ritrovati amici di Gossip Mania e ben ritrovati anche qui su Teleprima con il nostro consueto appuntamento di gossip, chiacchiere pomeridiane su tutto ciò che è successo nel mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, della TV, rigorosamente nelle ultime 24 ore, perché veramente gli aggiornamenti sono rapidissimi. Prima di tutto vi presento Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti. Oggi abbiamo argomenti tanti di varissimo molto, genere. Molto, passiamo da giurisprudenza a non so, filosofia, insomma, quindi sono diversi i gossip che abbiamo in cantiere e diversi poi anche i personaggi in questione. Sì, personaggi molto diversi ma davvero molto chiacchierati. Partiamo subito dalla notizia che ha fatto veramente il giro non solo del web ma di tutta Italia in pochissime ore nella serata di ieri. Infatti un nuovo arresto, ancora carcere per Fabrizio Corona, e la reazione è stata veramente veramente molto molto dura. Infatti con una serie di video Fabrizio Corona ha prima dimostrato e palesato tutta la sua paura anche per questo nuovo provvedimento, poiché è vero c'è stata una reazione molto aggressiva ma in realtà era fondamentalmente paura per il nuovo provvedimento di giustizia, e poi con un gesto estremo appunto si è ripreso mentre si è tagliato i polsi, non possiamo dire le vene bensì i polsi, in un video molto molto forte che poi è girato anche ovviamente sul web, fino poi all'arresto, l'arrivo dell'ambulanza dove è svenuto, quindi veramente una situazione molto molto pesante. Molto pesante, però devo dire anche plausibile, perché la giustizia italiana in questo caso si è accanita proprio nei confronti di Fabrizio Corona. Vero è che ha sbagliato e ha sbagliato anche tanto, ma non è il solo, insomma. Abbiamo visto soprattutto nei casi di cronaca come la giustizia vada a rilento. Invece nel caso di Fabrizio Corona tutte le accuse sono state avallate e di conseguenza è stato più e più volte punito. Quindi la sua protesta per certi versi ha anche un fondo di ragione. Si parla insomma di coinvolgimenti vari legati anche al mestiere di Fabrizio Corona e poi la personalità di Fabrizio Corona, perché insomma è una personalità poliedrica, molto fumantina e sicuramente una persona che ama far parlare di sé, quindi questo non è altro che un ulteriore gesto per riempire le pagine dei giornali, e devo dire che ci è riuscito. Ci è riuscito assolutamente con questa serie di video che ovviamente sono stati molto molto criticati e chiacchierati. L'Italia si è spaccata in due tra i pro e i contro. Come hai detto tu, lui già è stato per ben 6 anni in carcere, quindi ha già scontato una lunghissima pena, ha sofferto tantissimo, tante sono state le testimonianze anche in video e anche in TV proprio dei parenti, della madre, dell'avvocato che hanno testimoniato tutto questo percorso di giustizia. Lui inoltre una volta uscito ha chiesto anche scusa alle vittime dei suoi ricatti fotografici, possiamo dire, e comunque sembra non sia servito a nulla. Bisogna essere sempre molto cauti poi ovviamente quando si parla di questi argomenti, però sembra non sia servito a nulla perché è arrivato come fulmine a ciel sereno questo nuovo provvedimento proprio mentre pian piano stava recuperando poi la sua quotidianità, l'abbiamo detto, un nuovo amore, dei nuovi equilibri. E probabilmente la reazione è anche legata a questa, è stata una reazione spropositata sicuramente, tant'è vero che adesso lui è ricoverato nel reparto di psichiatria e dovrà seguire un percorso particolare, è notizia proprio delle ultime ore. E sicuramente il suo avvocato insomma cerca per certi versi anche di elevare la personalità di Fabrizio Corona, sottolineando come lui in realtà sia completamente esausto di dover trascorrere i suoi giorni lontano dagli affetti. Sicuramente gli ultimi gossip in relazione a Fabrizio Corona, e quindi l'amore con Asia Argento, erano state anche testimonianza di un qualcosa che andava oltre il limite, proprio per l'utilizzo di stupefacenti e così via. Quindi sono tutti elementi legati che ancora una volta hanno come protagonista il caro Corona. Proprio prima di parlare di Asia Argento, abbiamo detto che l'Italia si è divisa a metà proprio perché c'è chi come te ha detto che effettivamente la giustizia
sta facendo il suo corso ovviamente, quindi sta andando avanti con queste indagini, però davvero a volte si vedono anche gli omicidi o sì, pedofili che non restano così a lungo in carcere, invece ci sono poi delle sentenze reiterate per corona, quindi è stato un po' questo il commento generale. C'è chi invece pensa sia una strategia per ottenere l'infermità mentale e quindi avere uno sconto della pena, quindi c'è un po' questa bilancia di sensazioni. Ed è una bilancia corretta, perché credo che sia l'ultima spiaggia di Corona e l'ultima spiaggia dei suoi avvocati, perché altrimenti insomma non verrà mai completamente ripulito sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista dello stato interiore da questo peso che porta con sé. Il problema è anche il figlio, che ovviamente ha vissuto a malapena la figura paterna e di conseguenza le uniche immagini che ha sono quelle di un padre perennemente sotto accusa e perennemente in carcere. È verissimo, ha preso le sue difese ovviamente la compagna, se così la possiamo chiamare, visto che c'è ancora un interrogativo sì, su questa storia, almeno su come nominarla, Sergento, che ha scritto un lungo post ovviamente sui social, ovviamente, perché quello è il metodo di comunicazione più utilizzato anche dai VIP, nel quale appunto chiede giustizia anche per il trattamento dei poliziotti e degli operatori sanitari nel momento in cui hanno nuovamente arrestato e anche soccorso contestualmente Corona, visto che lui poi si è dimenato, ha cercato anche di aggredirle sì, e quindi allo stesso tempo è stato fermato in maniera abbastanza forte. E nonostante ciò Sergento ha scritto anche una cosa molto importante, poiché dice che gli stessi medici del tribunale gli avevano soltanto qualche mese fa diagnosticato un doppio disturbo bipolare e narcisistico, ed è poi proprio lo stesso che lo ha fatto tornare in carcere, quindi c'è qualcosa che non quadra. Beh, ma sul narcisismo di Corona non avevamo alcun dubbio. Anche forse dubbio, sul bipolarismo, effettivamente. Non avevamo alcun dubbio, insomma, non è nulla di nuovo quello che ascoltiamo. Fortunatamente queste diagnosi oggi sono molto più semplici da fare e sicuramente ci sono delle cure da portare avanti. Quel che è certo è che per 7 giorni dovrà stare sotto osservazione e vedere, insomma, l'evolversi di questo. Ma io non credo che ci sia dietro un vero e proprio disturbo, perché nel momento in cui lui aveva appunto saputo che aveva le calcagna la polizia, i carabinieri, ha fatto un video sui social, quindi bipolarismo o no, insomma, ha fatto subito una denuncia che poi è arrivata a tutti e col volto coperto di sangue ha mostrato delle immagini abbastanza raccapriccianti, come se fosse stato un ultimo appello o ancora una volta la base per un suo prossimo libro. Eh sì, molto molto probabile, anche perché effettivamente ci ha sempre abituato sì, a queste reazioni molto forti, molto teatrali, quindi assolutamente la reazione sì di una persona disperata che ovviamente deve tornare in carcere ed è un'esperienza ovviamente bruttissima, ma anche tutto molto confacente al mondo dello spettacolo. Sì, ma poi diciamo che anche la figura di Asia Argento è simile a quella della Rodriguez ed è simile a quella di Nena Moric, insomma sono figure che stanno vivendo sempre lo stesso iter, non c'è nulla di nuovo. Quello che cercherò di capire e che cercheremo di analizzare è se lei resterà al fianco di Corona anche mentre lui è bloccato in carcere. Secondo me sì, e dicono sempre notizia di questa mattina che in realtà si sia già organizzata una serie di ospitate televisive proprio per parlare di questa questione, quindi ritorna tutto allo stesso punto. Ritorna tutto e ci ritroviamo sempre sulla volontà di questi personaggi di cavalcare l'onda anche quando si parla di un momento di crisi. Perché abbiamo visto in questo certo, periodo molte persone, tra cui Fedez, hanno mostrato quelli che sono i propri punti deboli. In questo caso invece i punti deboli vengono strumentalizzati esatto, proprio per avere successo. Infatti è assolutamente lecito e più che giusto chiedere giustizia per quanto riguarda ovviamente una condanna, un po' meno strumentalizzarlo ovviamente. Purtroppo però è la società di oggi che funziona sì, in questo modo, perché è molto più semplice, soprattutto in un'epoca come questa, quella pandemica, mostrare i propri lati deboli per essere, come abbiamo visto, non vittimizzati, però insomma passare per la parte buona della... Anche soltanto per essere ascoltati, ovviamente, per fare un po' di rumore. Sì, ed è diciamo il motivo per il quale ci sono così tanti influencer sulla faccia della terra. Esattamente, di qualcuna parleremo anche nella nostra seconda parte.
parte, cambiamo completamente argomento e parliamo di un'altra protagonista, questa volta reduce da Sanremo, una ragazza veramente a cui sapone, a differenza dei protagonisti dei quali parliamo spesso. Stiamo parlando di Francesca Michelin, reduce dal grandissimo successo con la canzone insieme a Fedez, una canzone che veramente sta conquistando e macinando ogni record. L'ascoltiamo spesso in radio, è piaciuta tantissimo alla critica, ma anche ai fan, ma sì, anche a coloro che magari non erano proprio intimi con il mondo Fedez. Sì, anche perché si parla comunque di un duetto un po' particolare, sono uno l'opposto dell'altra, legati però da una forte amicizia, quindi questo elemento è sicuramente arrivato attraverso la canzone, che devo dire la verità è molto orecchiabile, molto leggera, ma se si ascolta con attenzione è anche molto profonda. È vero, è vero. Chiamami per nome, questa hit che è già entrata subito nelle classifiche, ma ancora più importante è il messaggio che ha lanciato Francesca Michelin in un'intervista di soltanto qualche giorno fa. Infatti abbiamo criticato un po' anche i suoi look molto classici, molto particolari, che forse non valorizzavano neanche sì, la sua giovane età e la sua femminilità. Questo è vero, però insomma già dall'inizio, dai suoi esordi, non era una ragazza che spiccava appunto per il modo di vestirsi, è sempre stata una ragazza di nicchia, diciamo così, molto più simile anche a noi, per questo era facile identificarsi nella Michelin. Certo è che insomma su Sanremo è normale assistere a delle scene del genere, perché bisogna far breccia e nel cuore e negli occhi di chi guarda, quindi è necessario avere uno stile molto particolare per poter far discutere e quindi parlare di sé. Stile particolarissimo, infatti, così come possiamo vedere anche dalle nostre grafiche, ma soprattutto chiunque ha notato un cambio di look per quanto riguarda i suoi capelli. Infatti poco prima dell'inizio del Festival di Sanremo, anche nel video ufficiale della canzone registrato poco prima, Chiamami per nome, la Michelin sfoggiava questa lunga chioma, la sua consueta chioma, e invece a Sanremo si è presentata con questo caschetto molto corto che comunque le stava molto sì, molto bene, devo dire la verità, anche indice di una forte personalità, come detto anche tu, abbinata a questo stile inconfondibile, molto molto particolare. E appunto in un'intervista di qualche giorno fa ha svelato il perché del suo taglio di capelli, che non è dovuto soltanto a una scelta di look e quindi alla scelta di un cambiamento, ma dalla volontà di voler aiutare le donne in difficoltà, e quindi ha donato i suoi lunghi capelli, ed è veramente una cosa molto bella. È una cosa molto bella ed è una cosa che devo dire succede di sovente, anche perché già guardando i social, soprattutto TikTok, ci sono molte ragazze, anche giovanissime, sì, che si e da un lato insomma sono a favore di donare i capelli per chi purtroppo non ne ha più, e dall'altra invece assistiamo all'altra faccia della medaglia, quindi a chi soffre. Queste cose sono sicuramente toccanti, però bisogna avere dall'altra parte un pubblico che comprende, soprattutto quando si parla di cancro, insomma è uno dei tabù principali, proprio perché si ha paura di quelle che possono essere le conseguenze, le cause. Noi lo viviamo più da vicino, essendo noi nella terra dei fuochi, quindi per certo, noi è un argomento molto toccante, però sicuramente la scelta di voler cambiare, e per certi versi per Sanremo e per certi versi per se stessi, comunque ha un che di generoso nei confronti degli altri, e quindi sicuramente evidenzia anche una personalità molto dolce, molto romantica, legata anche agli altri. Mi è piaciuta molto l'idea di dirlo soltanto una volta che le sia stato domandato, e soprattutto dopo il Festival di Sanremo, proprio a differenza dell'argomento precedente, per non strumentalizzare questa scelta, che sicuramente avrebbe avuto poi una cassa di risonanza molto positiva e molto ampia. E questo fa capire insomma le diverse tecniche, anche perché sappiamo che Fedez è stato criticato insieme alla Ferragni, perché insomma volevano che ci fossero delle votazioni in più, però questo gesto sicuramente non fa altro che confermare che la Michelin non è mai cambiata dagli esordi ad oggi, quindi non si è montata la testa e soprattutto non strumentalizza ciò che canta a favore appunto di una vittoria. Sappiamo che i capelli, così come si tagliano, crescono per chi è fortunato, e quindi è sicuramente un gesto molto bello che avrà un eco anche nei giorni a venire.
È verissimo, è un gesto molto molto bello e come hai detto giustamente tu, è una ragazza che non si è montata assolutamente la testa, anzi è arrivata poi a Sanremo con tutte le sue fragilità, aveva anche paura di sbagliare qualcosa vocalmente, visto che la sua parte di canzone è molto impegnativa, anzi sempre in un'altra intervista ha anche spiegato che in passato si poneva tanti limiti Sì. anche vocali, è stata spesso messa in discussione in primis da se stessa, comunque venendo da alcuni talent. Quindi ha voluto e ha dovuto dimostrare sempre il doppio. È normale per un artista, insomma, anche con Fedez, ci troviamo di fronte comunque a due ragazzi che hanno iniziato studiando da soli e poi cercando nel corso della loro carriera di migliorarsi. È un qualcosa che, insomma, dovrebbe essere proprio di ognuno di noi. Quando purtroppo ci troviamo invece di fronte a persone che si sentono già arrivate e quindi questo problema, insomma, va un po' in contrasto con quello che è la melodia, con quello che è la canzone e con quello che è interpretare un testo. Quindi sono molto contenta soprattutto per le scelte che sono state fatte dal punto di vista proprio strutturale della canzone e poi strutturale anche della votazione in sé nel non strumentalizzare la kermesse. Soprattutto lei, nonostante sia una ragazza giovane, quindi nata praticamente insieme ai social media e soprattutto con i nuovi mezzi di comunicazione, è molto lontana dagli stessi social. Tant'è vero, e qui rientriamo subito con il gossip, che tiene abbastanza lontana dai riflettori la sua storia d'amore con Ramiro Levi della band Selton, e nonostante non viva qui in Italia, è comunque una storia d'amore non paparazzata, che si conosce veramente poco, la vogliono tenere per sé nonostante siano sempre molto vicini l'un l'altro e lui l'ha seguita anche per quanto possibile nell'avventura di Sanremo. E questa dimostra anche la genuinità dei sentimenti, perché abbiamo sempre discusso dei VIP che si lamentano, dei paparazzi che li seguono, però poi dopo magari li ricercano per ritornare alla ribalta. A volte la volontà di preservare un sentimento, come è accaduto anche per Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, era sicuramente un qualcosa di speciale. Sono casi rari nel mondo dello spettacolo, quindi sicuramente è una storia che ha i suoi perché, ha i suoi problemi, però insomma non sono il centro dell'attenzione, soprattutto perché la Michelin pone molta attenzione alla sua vocalità, quindi vuole far conoscere il suo essere interiore piuttosto che la sua vita privata. Ed è la cosa più importante dopo questo bel messaggio di semplicità e soprattutto d'amore. Noi ci fermiamo per qualche minuto e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, stavamo parlando di argomenti particolarmente seri in Sì. questa nostra prima parte, quindi dimentichiamo tutto Basta. quello che è stato fatto e detto, voltiamo assolutamente pagina e ritorniamo al nostro gossip, quello più leggero, poiché in questo periodo ci vuole anche un po' di leggerezza, come insegna anche la canzone di Colapesce di Sì, Martino. che ormai è diventata, insomma, la hit di tutti, di tutte le storie ultimamente, ma sei stata Esatto. tu a lanciarla, vorrei Brava, ricordare. ricordiamolo soprattutto, ma anche perché effettivamente ieri scorrendo un po' la home di Instagram mi sono resa conto che veramente su 20 storie 15 almeno avevano questa stessa canzone, anche con cose che magari Non non c'entravano c'entravano. assolutamente nulla, quindi. Ma questo dimostra come, insomma, siamo un popolo di pecore, fatemelo dire, insomma, perché magari all'inizio si ascolta questa canzone e non si dà peso, poi basta che una persona, anche con una storia un po' particolare, la mette, quindi tutti la seguono. Magari durante il festival non è stata nemmeno votata o È così perché è di via. moda, È è di trend, moda. infatti, è tra i trend di tutti i social possibili e immaginabili, oltre a essere veramente una canzone molto molto carina. Scherzi a parte, ritorniamo a bomba sulle nostre storie d'amore.
e ce n'è una che effettivamente non è andata proprio benissimo, qualcosa già era nell'aria, avevamo fatto anche riferimento in alcune delle scorse puntate, stiamo parlando di Guendalina Tavassi e il suo compagno marito ormai dal 2013, Umberto. E beh, Guendalina ha svelato proprio tramite i social che in realtà sono già separati in casa da alcuni mesi. E lì i fan sono insorti perché hanno detto: come mai a San Valentino, che ritorna sempre nelle nostre puntate, a San Valentino andavate tutti d'amore e d'accordo, come possiamo vedere anche dalle nostre grafiche, queste bellissime foto insieme, sorridenti e felici? E beh, è il mondo dello spettacolo, non è tutto oro quello che luccica. Per niente proprio, anche perché si tratta magari di una crisi che hanno attraversato anche molti altri personaggi che ancora non abbiamo menzionato, tipo Rosa Perrotta e il compagno, insomma. Il problema è che quando si sceglie di diventare una coppia pubblica bisogna comunque dare informazioni, sempre e comunque, soprattutto perché si denota poi dalle storie e da piccoli dettagli che qualcosa non va. Quindi quando è stata data questa notizia, anche perché si parla di meno di un mese fa, perché il 15 insomma sarà un mese, a San Valentino fiori, cuori, amore e poi adesso letti separati, quindi c'è qualcosa che non va. Però probabilmente anche, ripeto, un problema che potrebbe risolversi a breve, perché comunque Guendalina è un tipo abbastanza particolare, quindi ha un carattere molto fumantino e anche il compagno non è che sia poi così sobrio, insomma, quindi probabilmente una semplice crisi passeggera, chissà. Anch'io sono certa sia una crisi passeggera e che tutto possa tornare alla normalità, anche se un po' di cose da analizzare ci sono, perché come ben sappiamo nei mesi scorsi la coppia è stata investita da un vero e proprio tsunami mediatico, poiché c'è stata questa questione, possiamo dire, di revenge porn, sì, visto che è sempre una tematica molto attuale, di alcuni video intimi divulgati da una persona X che ovviamente non si conosce, proprio di Guendalina, che avrebbe mandato poi al compagno. Anche su di questo c'è un grande punto interrogativo, se effettivamente erano video personali mandati a terzi oppure effettivamente erano video mandati al compagno nei momenti magari di allontanamento. Anche perché proprio in quel momento loro hanno pubblicato delle storie insieme mentre si erano recati, insomma, al commissariato per sporgere denuncia e sembravano in quel caso molto uniti contro, insomma, il mondo e avevano fatto anche opera di vittimismo dicendo che, insomma, erano state vittime di revenge porn e che soprattutto Guendalina si era sentita turbata nel suo privato. Quindi, insomma, ci sono una serie di cose che non vanno, anche perché questi video, insomma, se due persone vivono insieme... Infatti è un po' strano, come faceva strano anche la reazione della coppia. Lei molto 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 tranquilla, come se niente fosse successo, per poi spiegare che ormai il danno era stato fatto, quindi l'unica reazione possibile era appunto quella di reagire e quella di chiedere giustizia. Il compagno, tra il frastornato, il confuso e quasi il passivo, cioè minimamente non arrabbiato, quasi molto in sordina, quindi già questo ha fatto insospettire un po' i fatti. Lo stesso compagno, lo stesso Umberto, che poi ieri si è reso protagonista di una serie di video, ovviamente su Instagram e sui social, che lo diciamo a fare, nei quali ha spiegato un po' la situazione e ha svelato che in realtà è stato lui ad essere un po' malandrino, quindi probabilmente si è capito che è una questione di tradimento. Come quasi tutto, nel senso che di solito una storia finisce per due diversi motivi, corna oppure incomprensioni. Parlo insomma di queste storie degli influencer, dei incomprensioni di corna, sì, anche perché insomma la fase che stanno attraversando questi due ragazzi non è diversa da quella che viviamo noi comuni mortali, soprattutto in epoca di pandemica, lo ripetiamo, siamo sempre a casa, quindi insomma diventiamo insofferenti anche alla voce di una persona, è normalissimo, non c'è nulla di strano, però insomma dubito sul come lui sia stato malandrino in questo periodo, perché non si può uscire, almeno noi non possiamo uscire, però gli altri escono e si mettono le corna, quindi c'è qualcosa
qualcosa che non va sul tipo di restrizioni che sono state messe in atto. O almeno sulla temporalità, perché può darsi sia anche una cosa contestuale a quel periodo o persino precedente, chissà. E magari il gesto di Gwendalyn è stato proprio di riscatto, di vendetta, non so. Potrebbe essere, anche perché, insomma, da questo punto di vista, lei, essendo stata quella cornificata, poteva comunque trarre a suo vantaggio questo gossip e occupare le vetrine televisive dicendo che, insomma, era stata vittima di questo gesto da parte del compagno. Però, insomma, dichiarare semplicemente che si è separati e non andare a fondo nei motivi fa pensare che comunque ci siano dei pregressi nascosti che piano piano verranno fuori, e non ho alcun dubbio che, insomma, verranno resi noti proprio dalla D'Urso, ecco. Sì, molto molto probabile. Ricordiamo che i termini corna e cornificati sono stati sdoganati da Giulia De Lellis, quindi possono essere nominati possono essere detti in qualsiasi fascia oraria, perché ormai fanno libri, fanno film, fanno tutto. Cose, quindi assolutamente sono concetti che possiamo esprimere liberamente, lo ricordiamo, giusto per nominare anche un po' Giulia De Lellis. Abbiamo detto che proprio il compagno, il marito dal 2013 di Gwendalina, Umberto, ha svelato sui social questo presunto motivo della separazione in casa con la stessa Gwendalina, ma proprio per chiudere il cerchio ha anche promesso che la riconquisterà, che farà di tutto per riconquistarla. In realtà i video e le foto di San Valentino erano già un tentativo per potersi riavvicinare, anche perché ovviamente ci sono anche dei figli, quindi è giusto tutelarli. È giusto tutelarli, cosa che però, insomma, diventa anche difficile quando si pubblicano delle storie in relazione appunto alla propria vita privata. Quindi, insomma, è normale che ci sia poi l'occhio puntato su di loro, perché quando si lancia un sasso così grande nel mondo televisivo dicendo e parlando di tradimenti, insomma, diventa un po' difficile non occupare i pagini dei rotocalchi. Quindi, insomma, credo che sia stata gestita male tutta la situazione, anche perché se si vuole tenere qualcosa per sé, poi bisogna comunque essere coerenti nel corso del tempo, perché non si può dire all'improvviso siamo separati se poi magari il giorno prima si è messa una storia d'amore sui social. Eh sì, poi effettivamente perché dirlo, visto che poi nessuno aveva carpito questa sfumatura, quindi staremo a vedere, attenzioneremo anche quest'altra storia d'amore, l'evoluzione di questa situazione. Un'altra evoluzione particolare della carriera di una protagonista di un altro reality, stiamo parlando ovviamente del Grande Fratello VIP, che non riusciamo a scollarcelo proprio dalla nostra attualità, come è giusto che sia, perché lo ripetiamo spesso, è proprio quello il principio fondamentale della partecipazione al Grande Fratello, ossia far sì che si possa parlare dei protagonisti per un tempo, diciamo, da X a Y infinito. Sì, esatto, questa è la linea temporale, anche perché, parliamoci chiaro, insomma, è proprio lì dentro che tra VIP e meno VIP, insomma, entrano dei personaggi che erano noti ad alcuni, adesso sono noti a tutti, e che per le dinamiche create, insomma, diventano poi i principali rappresentanti del mondo del gossip, soprattutto quando poi le porte della casa si chiudono e ognuno ritorna alla propria vita. Quindi gli amori e le amicizie all'interno di una casa si possono tranquillamente sciogliere per qualsiasi motivo. Eh sì, una vita che evidentemente era fin troppo piatta e vuole movimentarla Diane, come ha detto la pronuncia perfetta, perché è giusto chiamiamo Gian, quindi è giusto dire Diani, esattamente. Diani cerca l'amore. Cerca l'amore, non sei l'unica, possiamo dire, no. Quindi è un periodo dove alcuni l'hanno trovato, si sposano, si fidanzano, lei cerca l'amore. E indovina un po' chi è intervenuto proprio per darle una mano, non ci potresti mai arrivare, ovviamente lo sai, perché è veramente la persona più improbabile al momento, e stiamo parlando di Maurizio Costanzo. Sì, è stato proprio da intermediario con Queen Mary e ha proposto di inserirla proprio sul trono per cercare l'amore.
Insomma, una cosa che noi non ci saremmo mai aspettati, credo, soprattutto quando si parla di Dayani. È una persona che fa parlare molto di sé, soprattutto all'interno della casa. È stato poi il veicolo di una serie di litigi, di amori che sono nati, e soprattutto poi per i suoi giochetti che hanno messo in confusione il pubblico da casa e anche i ragazzi all'interno proprio della casa. Quindi questa nuova possibilità di un trono sicuramente apre le strade ad innumerevoli presenze lì dentro. L'unica cosa che mi turba è non aver ascoltato la risposta a questa news di Adua Rosalinda, con qualsivoglia, insomma, del vescovo. Eh sì, proprio effettivamente quando si parla poi di bipolarità, tornando Eccoci. all'inizio della puntata, non si può non nominare anche Adua Rosalinda, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente sarebbe un trono abbastanza infuocato da quello che si può immaginare. Sì, anche perché insomma è una ragazza che a quanto abbiamo capito, quando crea un legame lo crea in maniera esclusiva, quindi ha bisogno che quella persona viva per lei e che faccia tutto per lei. Questa cosa a noi mette un po' d'ansia, però insomma da quello che abbiamo visto, soprattutto nel legame amicale con Rosalinda, era molto possessiva. Però stesso all'interno della casa lei cercava di accalappiare qualcuno per crearsi una storia lì dentro, probabilmente anche la mancanza di un legame sentimentale da molti anni e quindi anche la presenza di una bambina, Bubi come la Certo. conosciamo, a cui è molto legata, insomma, fa pensare che manchi una figura che possa completare questo quadretto. E sono curiosa di ascoltare anche la risposta di Queen Mary a questa Sì. proposta di suo marito, quindi chissà se effettivamente si può prendere il lusso di dirgli di no. Diciamo che Maurizio si è trasformato in un talent scout, quindi cerca di portare da Tutto in Maria famiglia. tutto in famiglia, di modo tale che insomma si creino anche quelle dinamiche televisive che creano anche appeal nell'ascoltare, nel guardare un programma. Quindi credo che sia tutto in linea con quello che è il pacchetto televisivo di Costanzo e di Come dice De Tina Cipollari, business, quindi Filippi. Business. ci sta assolutamente. Parlando brevemente dei reduci del Grande Fratello VIP, ci sono anche Giulia Salemi e Pierpaolo che proseguono con la loro fantastica, infinita storia d'amore, anche se qualche dichiarazione strana Pierpaolo l'ha rilasciata agli amici giornalisti. Infatti, soltanto qualche giorno fa aveva detto che non era innamorato della Gregoraci, però sarebbe stato pronto a uscire dalla casa del Grande Fratello con lei. E già qui c'è qualcosa che non va. Ma Però, noi l'avevamo detto, però. esattamente, l'avevamo detto, e al contempo si professa follemente innamorato di Giulia Salemi. Però al momento uno resta a Roma, l'altra resta a Milano e non sono voluti andare a convivere insieme. Beh, Convivere insieme è proprio una perla dell'Italia, a convivere ovviamente diciamo che insieme. la convivenza l'hanno già vissuta, quindi devono Esatto, vivere il forse periodo vogliono un prima. attimo di respiro entrambi. La convivenza è uno step che hanno già affrontato, hanno visto che funziona, quindi passano al corteggiamento, perché si salta ovviamente la fase iniziale di conoscenza e quindi ci può stare. Probabilmente anche perché credo che la Salemi abbia l'innamoramento troppo facile. Secondo me entrambi, devo dire la verità. Pierpaolo non è da meno, ma Pierpaolo credo che abbia fatto una scelta di ripiego, mi dispiace dirlo, però credo che sia proprio questo il motivo. Nulla da togliere a Giulia Salemi, che è una bellissima ragazza, così come la Gregoraci, però ecco, quel feeling che c'era con la Gregoraci non lo vedo con la Salemi. Sicuramente la Salemi è un tipo totalmente diverso dalla Gregoraci, dal punto di vista insomma del vestiario e dal punto di vista insomma dello stile di vita. Certo. Quindi questo fa pensare che insomma sia un legame momentaneo, ecco. Poi in realtà era la Salemi che da Milano doveva trasferirsi a Roma, visto che Pierpaolo è legato anche a suo figlio, quindi ovviamente sarebbe stato difficile poi allontanarsi. Forse la Salemi ha preferito dare priorità al lavoro in questo momento e quindi restare a Milano. E probabilmente non se la sentiva anche di caricarsi di questa responsabilità, probabilmente perché ancora non è pronta o probabilmente perché insomma ha dei discorsi in sospeso a Milano a livello lavorativo. Quindi
È normale che ci siano queste distanze quando si fa poi il confronto con la realtà. È bellissimo stare in una casa piena di comfort senza pensare a nulla, ma poi quando si torna alla vita reale bisogna fare i conti con gli impegni, con i problemi, che sono anche per queste persone che insomma sono riuscite per un anno a stare nella casa del Grande Fratello, però insomma hanno dimenticato e hanno lasciato a casa parecchi problemi. Hanno vissuto sicuramente in una sorta di bolla, lo abbiamo detto, e questo può anche inficiare un rapporto, perché poi nella vita reale la convivenza non è così semplice. Eh certo, benvenuti nella vita reale, possiamo dire. Dispiace. Mi raccomando, molto molto, tantissimo. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di questo amore, se credete nella purezza di questo sentimento, se secondo voi avranno vita breve, quindi questa mancata convivenza peserà sul loro legame. Noi Elvira invece siamo in chiusura. Siamo in chiusura e adesso andiamo subito in giro a cercare altri gossip, perché paparazziamo, domani... Paparazziamo. Domani ritorniamo ai nostri argomenti sfiziosi e pieni di brio. Esattamente, argomenti più leggeri come giusto nel weekend. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Appuntamento a domani con Gossip Mania. Buon pomeriggio.